Eccola la bestia. Ragazzi, parte qui il video di questo test drive di questo mezzo che non ha senso. C'è un'astronave. E io dico, ma che cavolo? No, regà, no, cioè, non potete immaginare nemmeno che è di una signora. Mi fa, no, te l'ho preparato con l'aria condizionata accesa. Sì, l'aria condizionata tipo la condizione è impostata che sta uscendo la neve praticamente. Mamma mia, ragazzi, è mastodontico. Il vero senso della parola. Non ha senso, cioè, è una barca, ragazzi. Lo vedete, è bellissimo il volante, così piccoletto. Cioè, non so quanto rende, comunque è molto piccolo, cioè, rispetto al contesto proprio Cybertruck. Una macchina del genere, c'è, cioè, dentro Roma, non la vorrei troppo vedere. Più che altro vorrei vedere il momento del parcheggio di quest'auto a Roma. Cioè, come la metti? No senso. Cioè, ti dà la sensazione di poter passare sopra a chiunque, e forse è così. Qua spettacolare lo specchietto, che praticamente vedi tutto nero, infatti c'ha qui la telecamera che ti fa vedere dietro com'è la situazione. Questa allora è la versione, quella diciamo la base, cioè ti dà la sensazione di star guida di star al timone di una nave. Cioè, l'unica, diciamo, che il paragone che posso fare è questo per ora. Cioè, fa troppo ridere anche qua l'animazione sullo schermo. Spettacolo. Spettacolare. La signora prima mi ha detto, ti prego, non ti chiudere dentro, non lasciare dentro la chiave e non chiudere la porta, perché sennò è un macello, perché mio marito sta al lavoro. Vabbè, si è messa, cioè praticamente mi ha fatto capire, se ti chiudi dentro sei finito, cioè se chiudi la macchina dentro sei finito. Io ho detto, non ti preoccupare. Poi stupendo, mi fa con le mani così, la signora mi fa, ti prego non fare off-road. Io stavo, ma dove vado? Ma dove vado a fare off-road? Poi non lo farei mai, anche se penso che farebbe abbastanza ride, fa due tre aperte sull'erba o sul fango. Bello il font dei chilometri, il contachilometri. Ok, eccoci qua, ho fatto un piccolo break. Spettacolare, ragazzi, l'hai visto quando fanno quei discorsi, no? In America, quando hai soldi la gente è felice, tu ostenti che hai soldi la gente è felice, ti fai complimenti, eh? Oltre, vabbè, non è il nostro caso, però giusto per farvi capire, stavo facendo due foto per la copertina e cose del genere. Si ferma una ragazza con una Yaris tutta sfondata. Vabbè, questo è un piccolo dettaglio. E mi fa, ma ti posso fare una domanda? Hai fatto, non so che tipo di domanda, ma aspettavo tutte le domande tranne questa. Mi fa, ma secondo te, ma ti sembra normale che spendere tutti questi soldi per una macchina del genere? Cioè, tutti questi soldi, più di 100K, di qua e di là, cioè, mi ha fatto praticamente tutto un pippone, tutta una ramanzina. Cioè, sono stato là tipo un attimo così a ascoltarla, poi ho fatto, senti, ho detto, guarda, la macchina non è mia, io te l'ho affittata, sto a fare le foto, cioè, ho fatto tipo capire se per favore, cioè, levate. Cioè, sta là, mi sta a fare tipo la ramanzina, no, perché tutti questi soldi, ma tu te rendi conto, tutti questi soldi, cioè, ma che mi ha fatti i c***o? Cioè, boh, vabbè, piccola parentesi, però faceva ridere, perché mi ha fatto ridere perché c'è sempre questa narrazione che, no, negli Stati Uniti la gente non è invidiosa, se tu c'hai successo, se ti puoi comprare una macchina costosa, la gente è contenta. Cioè, come da tutte le parti, come in Italia, cioè chi è contento e ti dice, oh, grande, sei un grande, da paura a sta macchina, o come chi ti dice, sei un co. Cioè, pure, no, io non l'avrei comprata, io avrei speso questi soldi diversamente. Ma cioè, ha fatto praticamente tutto un discorso del genere. Cioè, ognuno i soldi, raga, ma li spende ma come vuole. Può non piacere quest'auto, io non metto in dubbio questo, ma la gente è proprio accanita. No, chi se lo compra? Cioè, ma se uno ha la possibilità di comprarlo e ha il piacere di comprarlo e gli piace esteticamente, ma qual è il vostro problema?
Cioè, boh, io sbaglio, sono uno molto vivi e lascia vivere. Però non capisco proprio questo accanimento. Poi specialmente con... c'è l'accanimento soprattutto su, vabbè, sull'auto elettrica, ok. Ma poi c'è l'accanimento proprio su sto Cybertruck, è una cosa incredibile. Vivi e lascia vivere. Affittatevelo, compratevelo, prendetelo in leasing, fate quello che vi pare, cioè, però. Come stavo parlando con questa signora, il marito l'ha comprato, l'ha ordinato e non mi ha detto quanto tempo ha aspettato per prenderlo. Comunque l'ha ordinato e lui l'ha preso come un investimento, diciamo. Da quello che ho capito, loro l'hanno pagato un'ottantina e lo affittano come cioè l'hanno preso come investimento, anche perché io ho visto, cioè sono andato praticamente proprio a casa di questa coppia. E secondo me loro non lo tengono neanche, cioè la cosa che presumo io è che non lo tengono neanche lì, quindi è proprio a uso investimento, cioè quindi ognuno, cioè poi dopo lo compra, cioè ci vuoi andare in giro, ci vuoi andare al lavoro, ci vuoi andare, cioè fai quello che vuoi, cioè tra i prezzi e tra, mo non lo so di preciso, ma non credo che gli vada male la situazione, anche perché ho visto la parte per lo scheduling della settimana, cioè va tutta la settimana piena, cioè va tipo a giornate, quindi no, non lo so, cioè non penso che già sia rientrato dell'investimento, però comunque non è una cattiva decisione secondo me. Poi mo non so se loro l'hanno, poi c'è tutto da fare un discorso, qua si fa proprio dei pipponi incredibili, magari l'hanno preso che ne so a rate o leasing e magari con l'affitto ci si ripagano le rate, poi a una certa diventerà loro tra virgolette non pagandolo, te lo ritrovi ovviamente se non te lo distruggono, ma c'ha 8.000 quasi 9.000 chilometri, li faremo noi oggi 9.000 chilometri, è nuovissimo di pacca proprio. Comunque ragazzi non potete capire quanto è largo, cioè da fuori l'ho visto all'evento lì a Roma. Sì, da fuori si capisce che è largo, ma una volta che lo guidi, cioè la parte destra, la parte di qua, non ti riesci a rendere proprio conto di quanto è largo, cioè una barca. Una cosa che mi ha stupito, oltre a lo specchietto qui sempre attivo, perché dietro ragazzi non si vede nulla, è tipo tutto nero, è tipo come se fosse una catacomba. Cioè se ci fossero stati dei passeggeri dietro, non lo so, ti senti un po', secondo me un po', poi c'ha pure i vetri oscurati, quindi proprio tutto, non lo so, un po', se soffri di claustrofobia, non lo so come va a finire. Quando metti la retromarcia, ma dopo magari se trovo un piccolo posto lo faccio vedere, si vede molto molto bene sia dietro la parte posteriore sia la parte dove c'è, si vede meglio secondo me della mia Model 3, la parte dove c'è la gomma, cioè la parte dove ci sono le ruote, si vede molto bene quando fai la manovra per affiancarlo il più possibile a un marciapiede, si vede molto molto bene, non me l'aspettavo proprio, cioè mi ha davvero stupito. Consumi ragazzi, vi dico da subito, cioè l'ho preso, c'aveva l'86% mi pare, 85, sta 82 e praticamente sono stato fermo, lo sapete che vuol dire fermo? Cioè guardate i consumi, ho fatto 5 km, 301 kWh al chilometro, no sense, anche questo no sense. Cioè pensate a una persona che magari che ha questo mezzo e fa, che ne so, tipo 100 km per andare al lavoro, vabbè mo sto sparando, 100 no, anche un po' di meno, tutti i giorni c'è il consumo settimanale o consumo mensile che c'ha. Però ovviamente vabbè, è tutto rapportato sia al peso sia a tante cose. Di certo chi si fa un mezzo del genere non è che sta a guardare più di tanto ai consumi, secondo me. Non è che sta guardando più di tanto ai consumi o quanto fa il chilometro o quante soste posso fare o quante... Questo è proprio, secondo me, è un mezzo fuori dal comune, fuori norma proprio, senza senso. Te lo fai così per sfizio, perché pure dietro sì, è grande, ma secondo me è molto più funzionale una Model X, lo sapete, almeno come la penso io, perché sì, dietro c'ha tre posti, ma non sono così tanto larghi,
Io ho visto la Model X da dentro, cioè se, qua ce ne sono parecchie. Ne ho vista una l'altro giorno, era una coppia di marito e moglie con dietro i figli, c'erano, non lo so, 17 figli, era sta Model X piena di ragazzini. E dietro stavano una bomba, cioè qui sì, tre posti, ma quindi neanche a dire, dici no, c'è una famiglia numero uno, non è così tanto grande, cioè è imponente, è grandissimo pure davanti, la parte dove c'è qui lo schermo fino lì al vetro è enorme, cioè non so in centimetri quant'è, ma è enorme. Però diciamo, la parte dell'abitacolo di guida, la parte di guida, la parte dietro è più o meno è sì. Non dico come una Model 3, non sto esagerando, ma non è così tanto grande. Me l'aspettavo un po' più grosso dentro. La reazione comunque, anche qui, che ne girano parecchi, la reazione della gente quando lo vedono è cioè, qualcosa di incredibile, fa davvero ridere, cioè sembra che tipo stai andando in giro con una navicella spaziale. E qui sono abituati a vederne in giro perché io anche ne ho visti tantissimi. Cioè, ne ho visti davvero tanti. E il 90% di quelli che ho visto sono wrappati in maniera incredibile, tipo mimetico. Cioè, chi più ne ha più ne metta. Poi, vabbè, ovviamente loro sono molto sboroni su queste cose, ma gli piace proprio. È proprio customizzare qualsiasi cosa. Quindi ne ho visti proprio di ogni tipo. Nero è bellissimo. Ieri ne ho visto uno nero. Ne ho visto uno sia nero lucido sia nero opaco. Nero opaco è una borata incredibile, ma è troppo troppo bello. Comunque la parte anche questa qua in acciaio così a me piace tantissimo. Si sporca che è una meraviglia. Ho visto già pure le ditate sulla cosa, sulla portiera. Perché comunque sì, tu schiacci il pulsante e poi lo prendi da dentro, ma comunque l'appoggi la mano. Che poi sotto questo sole che ci sono 32 gradi, segna. Ma al sole quando lo tocchi, cioè uno dice, visto quando dite, ah, la macchina nera diventa un forno, ragazzi, questo quando lo tocchi da fuori, cioè prima mi c'ero appoggiato col braccio, cioè io penso davvero sul cofano ci puoi cucinare una bistecca, cioè non sto esagerando, Sarebbe stato bello misurare la temperatura con un termometro, che vabbè, ovviamente non mi sono portato in vacanza, perché portarsi in vacanza un termometro l'avrei vista una cosa abbastanza strana. Qua la signora mi ha detto 3-4 volte, per favore non fumarci, una signora che è gentilissima, non fumarci dentro, ho detto guarda non fumo. Quindi tranquilla, mi fanno anche quelle elettroniche. Non fumo, questo signore non fumo. Cioè, se dobbiamo iniziare oggi, non lo so, però stai tranquilla. Ma avendo un mezzo del genere in una città come Roma, io vorrei capire, tu uscendo da casa, vabbè, devi avere un garage che non so che garage devi avere. Io penso che questo nel mio, come ci ho detto nell'altro video, quello quando ero andato a vedere all'evento, nel mio io ho due garage a casa mia, non entrerebbe né a uno né all'altro, sicuro, 100%, di larghezza ovviamente parlo, non entrerebbe. Quindi io non saprei, a casa mia con due garage e un posto auto non saprei dove metterlo. Immaginate a Roma che le persone medie, diciamo, non ha quasi nessuno il parcheggio, la mettono per strada, cioè questo dove la metti? Io vorrei capire dove la metti. E se metti caso tu abbia un posto per metterlo, cioè che ne so, un garage, un coso coperto, qualsiasi cosa, una volta che tu esci da casa con un mezzo del genere, qualsiasi posto, locale notturno, pub, supermercato, attrazione, no, museo, qualsiasi cosa, dove lo parcheggi? Cioè, secondo me il problema più grande non è comprarlo in Italia, è dove metterlo. Io ce l'avrei l'ansia, cioè ce l'ho io con una Model 3, c'ho l'ansia già di sta cosa, che quando esco dico, mamma mia, mo devo andare, che ne so, se devo andare a un locale a Roma, così inizio già a pensare, ma qua dove lo appoggio, dove è? Con questo, il problema è per 5. Ma guardate quanto fa ridere il tergicristallo. Cioè, una spada. Cioè, manco due. Il tergicristallo penso che è davvero, sembra la spada quella che c'aveva Hercules. Guarda, fa talmente caldo fuori che praticamente si è asciugata all'istante la spazzola.
Peccato che non ha ancora l'FSD, sennò ci facevamo bannare anche da questo account. Qui è un po' più affollato. Adesso cerco di trovare uno spot per farvi vedere la cosa delle telecamere. La grafica fa davvero ridere, cioè. È imponente proprio. Poi dopo apriamo anche dietro, vediamo un po' il vano dietro, facciamo un classico giretto. Allora, adesso dietro c'è un po' più di luce, ma dovete vedere adesso, anzi, adesso lo faccio vedere. Cioè, dietro, quando è tutto quanto chiuso, c'ha proprio l'idea di, boh, di una, io continuo a dire una catacomba, perché, cioè, guardate. Bam. Chiuso così, ecco, basta. Allora, adesso volevo cercare di farvi capire la cosa che vi stavo dicendo delle telecamere, però non so quanto possa dal video la parte qui dove vediamo le telecamere è molto 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 precisa. Madonna, quando gira fa un rumore, non so se si sente dal video. Ho un po' ragione, ho visto già altri video del genere. È molto molto preciso. Vedete anche la telecamera frontale, vabbè, qui è proprio d'obbligo perché se no non so, dal video non so quanto rende, però. Quelle che sono secondo me più precise sono queste qui in basso, che inquadrano il marciapiede proprio in una maniera perfetta. Quindi ci puoi accostare perfettamente senza, beh, qua graffiare il cerchio devi impegnare perché c'è la gomma che è tipo così dal cerchio. Ok, allora ce ne andiamo in un posto un po' più tranquillo, così magari lo vediamo anche un po' da fuori. Ah, comunque il volante, lo sai, mi piace tantissimo. È meglio forse anche, no, senza forse anche più carino dello Yoke. Molto, ho visto che l'hanno messo, ci sono di terze parti per la Model 3, ma sinceramente sembra un po' una cavolata, diciamo cavolata per non dire altre cose. Cioè, l'angolo di sterzo è vero che cioè, mi dà l'impressione che giri davvero molto molto di più per esempio della mia Model 3. Ovviamente girano anche le ruote dietro, quindi a un angolo di sterzo maggiore. Ho notato che lo sterzo, madonna, è rumorosissimo quando lo giri. Fa dei rumori proprio, cioè, non da auto elettrica, ma tipo un trattore, quello sì. Confermo i rumors in tutti i sensi, proprio davvero faceva parecchi rumors. Battutaccia questa. Ah, chissà se. Ah, non ho controllato, non ho neanche chiesto se questo Cybertruck ha ricevuto il richiamo quello del pedale dell'acceleratore che hanno cambiato. C'era il gate dell'acceleratore che si staccava, era pericolosissimo, potevi morire. Mio figlio poteva morire. I pedali sono tutti e due in metallo. Quello praticamente l'acceleratore cioè è strano. Forse è più comodo così, è quello proprio che vedi, che ne so, nei pullman. L'acceleratore del pulmino quando andavi a scuola alle medie negli anni 90 è quello praticamente. Ci vorrebbe, secondo me, sarebbe comodo in modalità quando stai praticamente quasi fermo, che si attivasse qui magari la telecamera, quella frontale, per magari, non so, quando stai fermo nel traffico, così per vedere bene, anche perché non è che ti rendi così. A occhio non è che ti rendi conto più di tanto di quanto stai vicino a un'altra auto. Qua, vabbè, ragazzi, c'ha tipo 800.000 impostazioni, anche la parte questa qui delle sospensioni. Prima la stavo, vabbè, dal video ovviamente non si vedrà niente, però prima li stavo toccando e faceva ridere perché si muoveva tutto, sembrava tipo quelle auto modificate americane che c'erano le sospensioni idrauliche. Ragazzi, non so se si vedrà la scritta dal video, che devo stare attento
non andare addosso, ma siamo sotto la chiesa di Scientology col Cybertruck, così, che è trovata proprio totalmente a buffo. Sì, non Gio, ma le telecamere sono meglio, Facci vedere un parcheggio, ma adesso cercherò di fare questo parcheggio senza sfondare nulla, poi... Vediamo di quanto... Allora, c'è da dire che... Ecco. Madonna, il rumore che fa quando giri il volante è un po' pazzesco. A posto, ce l'abbiamo fatta. Era molto semplice. Adesso andiamo a vedere un attimo da fuori qualcosa, perché abbiamo fatto soltanto tutti i video da dentro. Andiamo a esplorare anche l'esterno. Vediamo un attimo. Ok, allora... Iniziamo ad aprire il frunk. Olè. Dare uno sguardo fuori. Beh, direi che c'entra comodamente un cadavere. Davvero molto molto grosso. Guardate quanto è grezzo sopra. Queste sono proprio delle, secondo me, delle mancanze che ha Tesla proprio in generale. Cioè, potranno mettere una copertura che non fa vedere queste cose qua. Sembra proprio elettrosaldata così e buttata così. Qua sotto c'ha la telecamera che ti salva la vita. Che questo senza telecamera penso davvero sia la fine utilizzarlo così. E adesso andiamo a vedere anche un po' la parte, vedete? Foundation Series. Chiudiamo la parte del frunk. Oh, tanto sta bene qui. Ok, e andiamo ad aprire la parte di dietro. Però ce l'andiamo ad aprire noi manualmente, visto che ci siamo. Intanto, Anna, bella massiccia. Non faremo la prova di salirci sopra, perché non vorrei pagare delle penali. Comunque ho visto in altri video, ma si spigoli davvero, cioè qua io penso che ti prendi con la testa questo spigolo. Spettacolo. La targa ho scritto California, così bellissimo. Allora andiamo, prima cosa andiamo ad aprire. Va dentro e si vede all'interno l'auto. Ok, qui c'è l'altro pulsante per aprire. Beh, qui però ci possiamo salire e come sopra. Anna, è enorme questa top foto, lo specchio con le palme sopra. Ok, adesso questa, vedete come si vedono le ditate, comunque basta davvero fare così. Questa è l'apertura corretta. Adesso vi faccio vedere la parte dietro, che ovviamente si apre così sempre. Come potete vedere non è così grande, cioè non è questa cosa mastodontica che uno si aspetta. Qui c'è, vabbè, lo schermo posteriore, che è simile Model 3 Highland, dai. Sembra proprio la tapparella, le tapparelle quelle di casa. Guardate che bella l'animazione, vediamo se riesco a fare subito il video appena apri. Ecco. Bella. I sedili, ragazzi, sono comodissimi, quello del guidatore. Vedete la parte dei freni e dell'acceleratore. La parte del guidatore, quelli dietro anche, ma sono molto avvolgenti. Adesso vi faccio vedere. Sono molto avvolgenti, che però tengono un po' già tutti i mezzi sbrillentati. Però sono molto avvolgenti, specialmente qua la parte della testa. E qui esce l'aria, ragazzi, cioè spettacolo. Prima stava a palla e diciamo che dietro al collo sentivo tipo il vento fresco dell'Himalaya. Infatti ho detto a 3, stava a 3, ho dovuto mettere a 1 perché sennò penso la cervicale già ci soffro.
penso la cervicale la buttavamo. Stavo notando che addirittura qui direttamente il comando per le sospensioni, dal video non si noterà, ma quando premi alte, cioè si alza, cioè già è alto, sembra che stiamo sulla luna. Fa anche l'animazione qua, adesso li rimettiamo in basso, si abbassa. Qui è tutta la parte dei controlli, la parte auto delle luci, la parte per aprire e chiudere la parte posteriore, le sospensioni, qua la parte Dynamics a tutte quante diciamo, le varie e personalizzabili parti. C'è anche la parte qui off-road che noi non metteremo. Più o meno diciamo che vabbè, cambia il font, ma diciamo che le cose sono quelle, dai. Ragazzi, io inizio col chiedervi scusa, chiedo scusa a tutta la mia madre patria, ma oggi è andata così. Questa è la giornata. Che finaccia. Comunque devo dire che qui la console che tiene il telefono qui in carica, due telefoni puoi mettere, la parte qui del poggia acqua, diciamo, poggia bicchieri, è davvero molto molto bella. È bella la cosa che hai il telefono qui ravvicinato e non come magari ne so una Model 3 che sta qui, che sta un po' troppo giù. Qui ce l'hai proprio a portata di mano, si vede benissimo. Che sta qui. C'entra proprio alla perfezione. Stavo notando ora che si ha partecipato al richiamo dell'acceleratore. Quindi siamo salvi, non ci andremo a schiantare con l'acceleratore inserito. Cioè, ma quanto può essere grande questo schermo? Non so da quanto si nota. Comunque, fa troppo ridere vedere il proprio canale sullo schermo del Cybertruck. Iscriviti al canale, schiaccia qua questo tasto. Allora ragazzi, per bilanciare subito quello che avevo detto inizialmente, che è giusto anche dire le cose come stanno, adesso mi trovo a Beverly Hills, che è una zona ovviamente molto benestante, e nel corso della giornata, off camera, si è praticamente ribaltata la questione che avevo detto oggi appena all'inizio del video, con quella ragazza che si era accollata su quanto costa la macchina, costa troppo e tutto quanto. Qui diciamo spostati a Beverly Hills, passa la gente, ti fa il pollice, anche specialmente è successo con altri proprietari di Tesla. Passato un signore con la bicicletta, signore anziano, mi fa: "Ah, che bella questa macchina, ma che marca è? Che ne vedo tante qui in giro, ho trovato la Tesla". Mi fa: "Ma che sono quelle elettriche?". Hai fatto sì. "Ah, bello, bello, bravo", e se n'è andato. Passato un altro, poi lui: "Ah, nice car, man, nice car", col pollice così. Quindi, cioè, va diciamo sul piatto della bilancia, secondo me, alla fine si va a pareggiare più o meno, dai. Ragazzi, con questo bel rettilineo finale, se avete qualche dubbio o comunque volete farmi qualche domanda sull'esperienza del Cybertruck, scrivete nei commenti. Le considerazioni finali su questo mezzo, che dire? Io penso che il termine che possa racchiudere tutto quanto è: non ha senso. Questo mezzo non ha senso. Cioè, allora, parliamoci chiaro. Sì, è stato bello guidarlo, provarlo e tutto quanto, ma io penso che sia di una scomodità incredibile nell'uso di tutti i giorni, a meno che non siate, non so, Kylie Jenner o questa gente qua che ha a casa un ettaro terreno adibito a garage. Quando vanno ai posti hanno praticamente, cioè, accannano la macchina lì e poi c'è il parcheggiatore che gliela mette dentro. Altrimenti, diciamo che nella vita di tutti i giorni credo che sia scomodissimo. Io sto vedendo anche qui in America, cioè a Los Angeles. Sto vedendo, ho trovato difficoltà a parcheggiarlo ovunque praticamente. Che dire, è un mezzo strano, credo che sia la cosa più strana che abbia mai guidato. E penso sarà a lungo la cosa più strana che abbia mai guidato. È molto strano guidarlo, cioè nel senso la parte qui a destra, io vabbè, uno c'ha anche un po' di paura perché comunque la macchina non è sua e tutto quanto, non è che mi andava tanto di fargli tutta la fiancata,
ma comunque mi tenevo molto a sinistra sulla carreggiata. Tutto il giorno così ho fatto perché la parte qui a destra non mi sentivo sicuro delle distanze, quindi diciamo che ho cercato il più possibile di stare dalla parte sinistra. Diciamo che non è un mezzo che passa inosservato neanche qui, c'è la gente, chiunque si gira a guardarlo, magari anche per disprezzarlo, però intanto si girano. È da stamattina che stavo pensando, ma io se avessi la disponibilità economica e vivessi qui in America, me lo comprerei? La risposta ve la do nella prossima puntata. No, sto scherzando. No, non penso me lo comprerei. Ora come ora, mi comprerei una bella Model 3 Highland Performance. Questa, ragazzi, è la AVD e non so perché il padrone ha anche bloccato la parte dell'accelerazione, l'ha lasciata in chill, qui la chiama, no, non soft, la chiama in chill. È un bel tra virgolette, un bel bidone. Cioè, nel senso che comunque, cioè, quando acceleri sì, c'ha un po' di coppia, un po' di, ma è molto 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 macchinosa. Niente, ragazzi, io vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo video. Vi invito, ripeto, se c'è qualche domanda o qualcosa che comunque non ho detto nel video che mi volete chiedere, a lasciarmela nei commenti. E niente, un po' di malinconia la vado a riconsegnare. Io vi invito, prima cosa, ad iscrivervi al canale, che non vi vedete i video, tipo il 90% delle persone non siete iscritte, maledetti che non siete altro. Quindi iscrivetevi al canale, mettete like al canale perché penso che sia un contenuto che non si veda tutti i giorni. E io, ragazzi, vi saluto. Forse sarà l'ultimo, forse sarà l'ultimo video qui dagli Stati Uniti. Vi saluto, ragazzi. Io spero che stiate passando un'ottima estate. Che vi stiate divertendo come mi sto divertendo io. Ciao, ragazzi, vi saluto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!